parola ora all'autore, Rinaldo Bianchi. Grazie, grazie. L'emozione, spero non mi freghi questa volta, ma credo che sta abbastanza bene. Bravo! Allora, bravo! Io dico questo, leggere questo libro, questo l'ho detto all'inizio, è un paese un po' povero, un po' sfortunato, un po' povero perché il prosciugamento del lago del Fucino gli ha fatto perdere la propria centralità, la propria funzionalità, le proprie economie. Poi il terremoto del 15 con il conseguente terremoto dello stesso periodo l'ha rimesso in una condizione di minore crescita, di un blocco quasi del paese. Poi è arrivata la Seconda Guerra Mondiale. La Seconda Guerra Mondiale ha portato lo stesso distruzione. Villa è rimasta fuori dal mercato, diciamo anche poi successivamente della legna, del carbone, che le dava un ruolo comunque in una società a livello marzicano, perlomeno della legnaia della Marzica. Ovviamente il progresso fa il suo corso, oggi la legna non è più intesa come poteva essere tanti anni fa, perché io spero che nessuno sia costretto poi a dover rifare il carbonaio per campare, perché sicuramente non era un bel campare. Però questo, in un certo senso, noi lo vediamo nel libro, potrebbe sembrare una cosa triste. Io invece ho visto, specie nei racconti delle persone, queste cose che, o perché ero giovane o perché così, era un mondo bello, era un mondo dove le persone si litigavano, però poi vi facevano pace. Si vede anche nelle composizioni delle liste, ci sono degli acerrimi nemici che poi per combattere un'altra cosa si rimettono insieme, rifanno pace. Un esempio è Loreto Grande. Loreto Grande, anche per motivi legati al periodo del Podestà, era in un certo senso antagonista a Giacuzio, che anche loro personaggi di destra e che aspiravano a questa vita carica. E trovarsi contro questa situazione in un certo senso far entrare nella politica di Villalonga Mimì, perché Mimì in quella elezione non aveva una maggioranza, Gian Guzio poteva fare l'ago della bilancia, però proprio per questa necessità di doverlo osteggiare in un certo senso favorì Mimì perché pensava che potesse essere più gestibile. Questa è la mia opinione ovviamente, poi dopo lui nel libro Mimì, anzi Mimì è stato invitato, purtroppo non è potuto venire, questo mi è dispiaciuto, però ho portato un piccolo passo di una cosa che lui mi ha scritto personalmente e poi la dirò perché in un certo senso è abbastanza importante. Mimì poi in quel caso è riuscito a rompere con la vecchia politica di Villa Vallelonga, ha creato una nuova politica, forse una nuova forza, un nuovo potere che poi difficilmente è stato possibile contrastare, ma anche perché Mimì poi ha avuto la capacità di rigenerarsi. Parlo molto di Mimì perché è stato 5 volte sindaco, 2 volte è stato eletto in minoranza, di 50 anni ne ha fatti 37, è ovvio che di questo ne fa parte, diciamo, quasi il 70% del libro. È stato prima un sindaco boscaiolo, poi è stato un sindaco antagonista al parco, poi ha provato strade alternative e poi in un certo senso ha cercato di dare una botta al cerchio e una alla botte e addirittura poi è diventato pure il vicepresidente del parco nazionale, portando poi anche dei vantaggi per il paese. In un certo senso ha dimostrato di sapersi adeguare, come deve fare qualsiasi persona che poi dura nel tempo, cambiare e fare una cosa. A questo proposito io voglio leggere questa cosa di Mimì, rispondendo a una lettera che io ho mandato, mi dice: io però mi sono sempre presentato con una lista civica, perché l'amministratore pubblico, qual è il sindaco, non deve avere le pastoie che i partiti, gli uomini di parte, impongono. Io ho sempre conservato le mie idee politiche e religiose e le idee politiche degli altri, diverse dalle mie, le ho sempre rispettate. E quelle religiose ho cercato di farle condividere anche da chi è stato con me. Quindi io penso che su questo c'è un po' tutta la persona del Mimì. Adesso passiamo un po' al paese, perché ci sono stati altri amministratori, chiunque è andato a comandare questo paese l'ha fatto per fare il bene del paese. Poi ci sono stati i fattori economici, le crisi nazionali, le sovvenzioni. Parliamo ad esempio del 92, nel 92 Tangentopoli ha procurato un fermo amministrativo di tutta Italia, non solo di Villa. E Villa Vallelonga, sia pur lanciata in quel periodo da diverse amministrazioni che hanno dato un certo impulso, ha visto tutte le sue opere bloccate per
blocco dei finanziamenti, per la mancanza dei certificati, per tutta quella serie di pastoie che poi l'amministrazione ha dovuto mettere, io dico la nazione ha dovuto rallentare i finanziamenti ai comuni per cercare di rientrare, perché la crisi del 94, del 92-94 è stata forte, e chi si è trovata poi a dover governare in quel periodo sicuramente non se l'è vista bene, anche se poi stiamo parlando della dottoressa Salsini Maria Pia, io ho detto che comunque è riuscita a fare quello che poteva fare se non di più, perché ovviamente senza finanziamenti è difficile andare avanti, lei ha cercato in tutte le maniere di recuperare e riuscendo anche con il parco a trovare una forma di finanziamento che a oggi ancora penso che non sia tornata, certo sono cambiate ancora ulteriormente le cose, comunque io nel bilancio complessivo Gian Curzio brava gente, io parlo, dico del medico che quando penso a questa cosa, l'ho scritto anche nel libro, mi arrabbio, perché nel 66 fu fatta una legge nazionale a favore dei parchi e questa legge impediva ai comuni che stavano all'interno del parco di poter proseguire queste attività boschive in relazione proprio a questa legge, però con delle promesse fatte da politici, dagli enti sovracomunali, eccetera, eccetera, di un nuovo sistema economico da contrapporre. Purtroppo questo non è avvenuto e ne hanno pagato le spese sia al Gian Curzio sul sito politicamente sia al nostro paese, perdendo circa 400 persone in 5 anni, da 1700 a 1300 abitanti. Un'altra cosa importante del libro si vede da questa cosa: quando c'è un'amministrazione che va, la popolazione rimane costante, quando la macchina politica comunale non riesce a dare al paese uno spunto o un qualcosa, inevitabilmente il paese tende a scendere. Io nel libro ci stanno gli abitanti da un certo periodo in poi. Un'altra cosa importante che voglio dire sono gli emigranti. Fanno ancora parte del nostro paese. Noi oggi avremmo voluto fare una diretta sul sito www.terremarzicane, ricordi di Villa Vallelonga, poi abbiamo la dicitura, ce l'abbiamo sul libro, quindi è facile ritrovarla. E qui si parla di un migliaio di persone minimo che sono emigrate all'estero, sta parlando di mezzo paese che se n'è andato e mezzo paese che soffre perché se n'è andato, e noi dovremmo cercare soprattutto con loro di ristaurare un rapporto, un legame, un senso di ospitalità che forse a loro è dovuto, perché io ricordo che anche loro spesso hanno contribuito al benessere del paese rimandando soldi, rimandando quello che potevano, ovviamente, perché anche lì hanno dovuto fare sacrifici e sono stati anche loro un piccolo motore per sorreggere questa economia un po' debole. Ancora oggi abbiamo un'economia debole, sicuramente il sindaco attuale e quelli futuri avranno grosse difficoltà a cercare di mandarla avanti, perché poi i bilanci si taglia sempre, i fondi nazionali diminuiscono sempre, le entrate da altre attività diminuiscono e quindi o si aumenta lì la lentezza urbana oppure si rimane senza la linea. E quindi non è una gran bella cosa, ovviamente. Allora io adesso, prima di concludere, riprendere un attimino la parola per dire qualche altra cosa sul libro, io sul libro parlo anche dell'isolamento, parlo dell'isolamento del paese, perché Villalonga era il centro quando c'era il lago del Fucino, una serie di passaggi, ovviamente prima le strade non erano asfaltate, si facevano con i muri, con i carretti e qualcuno con la carriola, come faceva nonno per andare a comprare le pelli a Napoli. Il progresso ovviamente ci ha portato, come ha detto Guido, verso Fucino, però noi abbiamo dei legami anche storici con altre zone. Oggi un'autostrada che noi possiamo fare con pochi sforzi è un'autostrada a livello di telematica, di internet, di tutte quelle cose che potrebbero permettere anche a un giovane di vita, se funzionassero bene, di poter lavorare a casa propria, alle casalinghe di fare un secondo lavoro ordinario, e in un certo senso a stare al passo con gli altri, pur rimanendo casomai a 150 km da Roma. E su questo io invito il sindaco, ovviamente i futuri amministratori, a cercare di stare un po' più avanti degli altri su queste cose, perché anche sul telefono e su tutte le altre situazioni noi siamo rimasti molto indietro. Il telefono sembra che è stato messo a Villalonga al comune nel 1948, penso che l'altra parte d'Italia forse c'era già 50 anni prima. Il gas a Vezzano arriva nel 60 e qui è arrivato nel 2000, c'è un ritardo perché l'ultimo paese c'è un ritardo, però su il discorso del computer, di internet,
forse è più facile sorpassare gli ostacoli che si incontrerebbero invece per risolvere altre problematiche. Su questo io ho trovato una grossa autostrada che veramente funziona, che è Terre Marzigane.